E ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Oggi cercheremo di conquistare il più possibile di palestre contemporaneamente. La palestra challenge la chiamiamo, ti piace? No, l'hai deciso adesso, okay, così. Ok, comunque sì, è carino. Allora, possiamo fare questa che abbiamo qua esattamente. E poi le vedrete lì sopra, dovremo camminare tantissimo. Ne abbiamo altre tre, quindi abbiamo un massimo di 4 palestre conquistabili. Dovremo correre perché altrimenti nel mentre le riconquistano, quindi sarà difficile. E partiamo subito con un posto dove c'è gente cattiva, ovvero un Blastoise che noi ci sogniamo, un Tentacruel e un Slowbro. Siamo pronti? Tentacruel. Pronta? Vai. Ho fatto una squadra del genere, mi piace, sembra carina, secondo me può funzionare. Vabbè, devi usare i più forti, quindi va benissimo. Ma poi sto partendo con quello d'erba, capito? Per avere meno problemi. Che poi non sono neanche sicuro che Exeggutor sia soltanto d'erba, perché ha anche abilità strane. Però dovrebbe funzionare, vai, spacca Blastoise. Vai. È fortissimo, cioè non è prende. Certo che è fortissimo, guarda come attacca. Non guardala. Prende un danno, guarda però la nostra super mossa. Questa fa un sacco di danno, guarda. Solo raggio! Ti ha fatto male lui, ma gli hai fatto davvero tantissimo male. Sì. Gli hai reso il ceffone. Non mi aspettavo il suo danno, devo essere sincero. Non lo stavo aspettando. Picchia bene, sinceramente picchia parecchio bene. Allora, vai Machamp. Ha dei muscoli improponibili. Però credo, vedi, sì, contro l'acqua lui non è molto efficace, ma tanto poi abbiamo Arcanine, che anche lui non funziona contro questi Pokémon d'acqua. Ci è capitata una palestra abbastanza fastidiosa, ma tanto la battiamo lo stesso, non gli facciamo danno. Ho notato che non gli fai nulla. Uffa. Lo stai accarezzando in questo momento. Ma io teoricamente gli sto tirando i cazzotti. Come funziona? Ok, ci ha ucciso. Guarda il tempo di Arcanine, 1534. Dai, Arcanine ce la può fare, ucciderlo per forza. Ho messo quello che ha lanciafiamme, però che non è molto efficace. Però dovrebbe essere un po' meglio di fuoco bomba, che carichi per tantissimo, okay. Ma poi non è lo stesso molto efficace. E quindi non sarebbe una buona tattica, secondo me. L'ultimo era Slowbro. No, questo non è morto. Morì. Mi stavo spaventando. A volte non si capisce perché rimane la barra piccola. Esatto. Sì, Slowbro, vai. Che questo vai. Lo dovremmo spaccare abbastanza facilmente. Super efficace. Boom. No. Secondo me ci spacca lui. Sono davvero fortissimi i Pokémon di questa palestra. Sono davvero fortissimi. Oh cavolo, ci ha fatto gelo raggio, siamo bassissimi. Dobbiamo farlo scendere almeno un altro pochettino. Ok, è a metà. Ecco il nostro altro Arcanine. Vai Arcanine. Vedi, questo è quello che Arcanine numero 2. Questo spara un fuoco bomba adesso. Preparati, eh. Guarda l'animazione del fuoco bomba. Fuoco bomba. Boom. Bellissimo, dai, bellissimo. Sconfitto. Finire con un'esplosione è il modo migliore per finire. Prima palestra andata, ce l'abbiamo fatta. Vorresti, cara mia. Come? Eh no, dobbiamo attaccarlo un sacco di volte. Come? Non finisce. Sì. Scusa, è apparsa la scritta hai vinto, non va così. L'abbiamo fatta scendere di reputazione per poterla conquistare, ovvero la nostra sfida. E allora sfida. Ci mettiamo tutta la giornata. Lo so. Mettiamo tutta la giornata. Però adesso hanno meno Pokémon, capito? Adesso okay. Sono rimasti soltanto i due più forti. Poi ne rimane solo uno, capito? Quindi diciamo che almeno diventa più facile, più veloce. Beh, certo. Curiamo tutti in modo tale che siano pronti a un'altra battaglia. Ta 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 ta. Ok, siamo pronti? Andiamo di nuovo a spaccare. Ok, la palestra andata, l'abbiamo sconfitta. Allora, adesso dobbiamo mettere qualcosa di abbastanza forte, ma che non ci serve per combattere adesso. Io direi di mettere questo Golbat da 943 e la prima palestra è andata. Adesso dobbiamo correre. Dobbiamo fare veloci. Dobbiamo essere velocissimi ad arrivare alle altre tre. Sono lontane, te lo dico. Lo so, che poi ho già capito quanto sono lontane. Una in questo momento è dei blu. Io spero che ci sia spazio anche per noi, perché altrimenti dobbiamo farla salire il prestigio. Per poter mettere un nostro Pokémon sarebbe una cosa abbastanza scomoda, che vorrei evitarmi, perché è una corsa contro il tempo, capito? Noi vogliamo prendere 4 bonus, perché sarebbero 40 crediti, che non sarebbe male, ma non sarà facile. Sai cos'è? La cosa ideale sarebbe farlo in macchina, e noi siamo a piedi. Esatto. Siamo vicinissimi, credo che da dietro si veda quanta salita stiamo facendo. Lo faccio vedere così, al volo. C'è anche caldo. C'è caldo, come sempre, come tutti i giorni. Esatto. Allora, siamo vicini alla palestra, è di blu questa, sì, giusto? Sì, è di blu. Praticamente però ha un prestigio. Ok. Ah no, in questo momento la stanno attaccando. Siamo
Cioè, stiamo andando a vedere qualcuno che sta attaccando la palestra della nostra squadra. Parte una rissa, signori, parte una rissa. Ma proprio rissa in diretta tra persone, non sì, tra sì, poco. Sì, mi lancio, gli do un calcio in faccia e scappo. Dammi l'onore di fare una rissa, ti prego. Io attacco quei Pokémon, tu l'attacchi in real life. Mi mollo tutto e vado a picchiare, è bellissimo. Ok, stiamo rischiando anche di essere investiti per andare più veloci. Ma è difficile, allora, non c'è un posto dove possono stare i Pokémon. Questo però è un problema, perché se noi attacchiamo appena lui finisce, lui poi riattacca. E per noi che dobbiamo prendere quattro palestre, questa cosa non va bene. Siamo vicino a dei lavori, adesso prendo una pietra e gliela tiro in testa. Oppure è la soluzione migliore. Oppure soluzione migliore, gli urli, c'è un Dratini un po' più in alto, gli dice una zona un po' più in alta, lui va correndo e noi prendiamo la palestra. Sta attaccando in questo momento e sta distruggendo un Clefable da 1400. Cerca di individuare la persona che sta giocando. Sto cercando, magari lo corrompiamo. Gli dico ti do 5 euro, ci lasci la palla. C'è anche un bellissimo Nidoran. Sei d'accordo, 5 euro vanno 5. Bene. 5? Mi sembra pochino. Penso di non avere altro, quindi. Ok. O si prende quelli o niente. Io 2 euro. Ah no, li dati per il parcheggio. Come non detto. Li facciamo, ti diamo 5 euro più un'ora di parcheggio. Perché è quello che ci rimane. Vero. È un'offerta imperdibile, fisicamente. Dobbiamo stare qua fermi al sole. Per di più sto usando il telefono di Ferinichi, perché il mio è senza memoria per registrare. Il mio telefono è più bello, guardate, più bello, sì. Per registrare il video, sì, è vero, non è più bello del mio, mi piace di più il tuo. Ok, vedi. Vabbè, è nuovo, ho comprato da poco. La palestra è diventata dei gialli. Facciamo silenzio. Non so, sto cercando di guardarmi attorno, ma non vedo nessuno che sta giocando. Perché questo biondino seduto non è. No, è questo vicino. Si sta facendo gli affari suoi. Allora, mi sento spiata. Vieni, facciamo finta facciamo di camminare finta per di andare nulla. Via. Facciamo finta di essere turisti che stanno filmando la città e non. No, non funziona. Dici non che è credibile. No. Però, dove andiamo? Allora, noi avanziamo un po'. Segui me, questa è una tattica. Allora, mi devi tenere perché cammini più veloce di me. Io non penso di poter stare al tuo posto. Ok. Con questo caldo, te lo dico. Allora, noi ci piazziamo qua, vedi? Chiaramente era quello lì con le cuffiette che c'è appena passato. Noi ci quindi, qua, questo vuol dire di che noi foto. Contiamo fino a 10, attacchiamo e corriamo agli altri due. Perché se lui sta scendendo verso il basso, attacca la nostra palestra ed è un bel problema. È difficile fare questa challenge con tantissime persone che giocano. Sì. Siamo in giro già da un po' e abbiamo trovato tantissime persone. È una sfida poi blu contro gialli, mi piace. Poi, in questa zona di Cagliari è incredibile perché è davvero pieno di Pokestop, di palestre, di un sacco di cose, quindi trovi sempre persone che giocano, incredibile. Io sto guardando mentre Golem che fa gli attacchi a palla, sono bellissimi. Bellissimo. Fuoco bomba! Ok. Siamo proprio sotto il sole e inizio a sudare. Sì, inizia a essere davvero faticoso restare qua. Al centro di una rotonda. Spero che il tizio non si sia accorto nella mappa che lo stiamo attaccando perché. Shh, tu fai finta di nulla, non siamo noi. Ma che non siamo noi? Nel caso io ho la telecamera che posso usare come arma, quindi siamo a posto. La prendi a cefoni con la telecamera. Ascolta, tutto è lecito, scusami. No, hai ragione, hai ragione. Allora, poi i blu sono nemici dei lui. Mettiamo a difendere Ridon da 932. Sì, siamo blu contro gialli oggi. I gialli sono anche i peggiori. Anche le due palestre che vi attaccare sono gialle. Peggiori, allora, gialli. Sì, l'altra nostra palestra. Dov'è? È lì. Ed è ancora al sicuro. Se lui sta cioè, scendendo. Tu mi vuoi far andare lì sopra? No, sono qua. Ah, ok, mi hai fatto spaventare. Andiamo, veloci. Okay, okay, perché seguo. Se. Io e lui l'ho visto andare verso là. Se lui sta andando verso la nostra palestra, è una gara a chi fa prima tra lui che va lì e noi che andiamo agli altri due. Capisci? O a chi fa fuori chi per prima. Ok, siamo vicinissimi, è questa chiesa qua a destra, vediamo innanzitutto quanti Pokémon dobbiamo sfidare. Perché le bandierine, c'era qualche fetta. Io non sto. No, vabbè. Che carine. No, vabbè. Facciamo vedere le bandierine, cosa è successo? Ci hanno rovinato i piani. Fortissimi? Ah, soltanto 9. Solo 9 Pokémon, che dici? Allora io mi chiedo. Sono forti o non ma forti? Ma è possibile che abbiano Pokémon così tanto forti? Io non capisco. No, ma è la palestra lì livello 9 il problema. Comunque è bellissima questa chiesa, non me la ricordavo. Manco io me la ricordavo così bella, sinceramente. Davvero bella. Quindi che facciamo? Quindi andiamo direttamente all'altra. Cerchiamo di fare 3. Cerchiamo di. Oh, alla fine è pur sempre una challenge. Quindi possiamo riuscirci come non riuscirci. Sì. Noi cerchiamo di fare del nostro sì. meglio. Andiamo alla prossima e poi vediamo. Okay. La prossima è fortissima, vero? No, c'è un problema. Mi stai per dire quello? Che cosa? Che credo che ci abbiano già distrutto l'altra palestra.
Non ne sono sicuro perché non riesco a vedere nella mappa, ma credo che abbiano appena distrutta. Sai che cosa faccio se non ci riusciamo in questo video? Io organizzo un raduno di 100 persone. Ok. E mi conquisto tutte le palle. No, per ora ne segna due, quindi ce la stiamo facendo. Ci stiamo passando dall'attaccare a tre. Fammi vedere l'altra dove stiamo andando, perché non vorrei camminare inutilmente. Livello 7. Ok. Quindi sono 7 Pokémon. Non ti posso neanche aiutare perché non ho ancora Pokémon abbastanza. Non so quale sia più improbabile, però proviamo ad andare a fare quella, perché almeno sono due in meno. Allora, succede di tutto. Stavamo usando il telefono di Fereniki e indovinate un po', non legge più la team, quindi non dà più internet, quindi mentre eravamo non davanti... Non so per quale motivo questa cosa. In tutto questo siamo stati attaccati dai blu, da quello che ho visto, cioè hanno attaccato la palestra, però è diventata livello 2, credo che uno avesse aggiunto il suo ed è stato battuto, quindi insomma stiamo andando tipo a vedere gente che sta di nuovo attaccando la palestra, insomma. Guardate, i nostri Pokémon più forti sono Fuoco e Roccia, abbiamo giusto Executor e Pinsir, ma Pinsir non è abbastanza forte. Poi ci è capitato quello che avevamo catturato a fine video, ti ricordi? Sì, ci è capitato, cioè guarda, 3 di danno con l'abilità normale e 30 con quella potente, cioè fa davvero schifo questo Pinsir, sarebbe da buttare, lo tengo giusto per estetica, però non va bene, insomma. Quindi abbiamo bisogno di un po' di Pokémon d'erba ed acqua. Secondo me dobbiamo tornare a Monteclaro e catturare 10 Bulbasaur. Anche secondo me. Così ci facciamo un Venusaur che spacca tutto e andiamo a comandare. Dovremmo farlo, sì. E ci mettiamo la canzone in macchina, facciamo il giro della città facendo con la canzone a palla e catturiamo tutte le palestre. Ti piace? Guarda, sicuro è che se giriamo con quella canzone a palla almeno scappano e quindi le palestre riusciamo a prendercele. Può essere una buona tattica. Anche secondo me. Comunque, in ogni caso, ragazzi, ci fermiamo così. Come sempre facciamo dei fili improponibili camminando al sole, sotto il sole riusciamo a fare uno, neanche due. Apprezzate lo sforzo, ci abbiamo provato senza tremarmi il braccio dalla stanchezza. Ah, e comunque stiamo registrando quando siamo senza internet, quindi abbiamo approfittato per registrare un po' di video di Pokémon, che dato era un po'... che non possiamo registrare altro non avendo connessione fino al PD. Mi manca già Roblox, è da un giorno che non gioco e già mi manca. Sì, anche a me, assolutamente. Avevo fatto il personaggio così carino e non e lo posso giocare. Io stavo finendo di farlo, quindi sono ancora bruttissimo, quindi sono tristissima perché non lo posso modificare. Smettiamo di parlare, ci vediamo domani, ragazzi. Ciao ciao, ciao.